Buongiorno a tutti e bentornati a una nuova puntata del nostro appuntamento con le iniziative di responsabilità sociale che in questo particolare momento storico, ma non solo, caratterizzano la vita e l'impegno di moltissimi club affiliati alla Federazione Italiana Rugby. Non poteva fare eccezione e non scendere in campo nella sfida del rugby italiano al coronavirus una delle squadre che più ha fatto parlare di sé nelle ultime stagioni per il proprio progetto sociale. Anzi, direi quasi un club che dell'impegno, in particolare dell'integrazione, ha fatto la propria missione primaria, diventando un caso, se non unico, quantomeno paradigmatico nel mondo dello sport italiano. Parliamo delle Tre Rose di Casale in Piemonte, una squadra composta interamente da richiedenti asilo. Nelle passate stagioni siamo stati a casa loro anche insieme al flanker dell'Italia e delle Tebre Max Bandà, e la loro esperienza, la loro passione, l'impatto positivo dell'esperienza sportiva per tanti ragazzi arrivati da poco e con poco nel nostro paese hanno indotto la FIR ad alcune modifiche regolamentari per consentire loro di partecipare ai campionati nazionali a pieno titolo. Oggi le Tre Rose sono una delle realtà trainanti del progetto Migranti di FIR, uno degli asset principali del rugby italiano per quanto riguarda la responsabilità sociale, ed è quindi con piacere che do oggi il benvenuto nella nostra videorubrica a Paolo Pensa, il presidente dei club, e a due degli attuali membri del gruppo, Mohamed e Gafaru. Sentiremo dopo le loro storie, ma prima Paolo, un piccolo riassunto di come nascono le Tre Rose, quali modificazioni hanno contribuito a indurre nel rugby italiano e come oggi il tuo club e i ragazzi che lo compongono siano effettivamente impegnati nell'emergenza per il Covid-19. Bene, grazie. Allora, buongiorno a tutti. Grazie ancora per questa opportunità data ai nostri ragazzi a far vedere che, insomma, la bontà di questo progetto e di questi ragazzi. Le Tre Rose sono nate nel 2009 come una club normale nel Monferrato Casalese di rugby. Nel 2014, stagione 2014-15, la cooperativa Sene mi propose i primi tre migranti che non facevamo fatica a tesserare perché con i carismi tutti. Poi lo presentai come progetto nella stagione 2015-16 e dopo 3 mesi di discussione proprio sui regolamenti, la federazione concese il presidente le tre deroghe che fecero giocare questi ragazzi richiedenti asilo. Puntualizzo che non è una scuola esclusivamente di ragazzi migranti, ma ci sono varie nazionalità. L'Italia, c'è l'Albania, la Romania, un argentino. Insomma, è proprio un discorso di inclusione sociale. Dall'epoca, dall'ora di strada ne abbiamo fatto, abbiamo il supporto di Massimo Dà, come ricordate, il nostro grande supporter, amico, che ci aiuta in tutti i sensi. E che dire, anche questo, loro di questi ragazzi, perché non sono solo loro, che comunque si adoperano per il soccorso, per l'aiuto alle persone in questi frangenti proprio di pandemia e di coronavirus, la dice lunga sulla bontà di questi ragazzi e anche sulle loro capacità, perché comunque bisogna esserne anche capaci. Per cui sottolineiamo tutte e due. E mi viene in mente, lo cito, l'altro giorno mi mandano una parola della lingua Xhosa, che sarebbe la lingua bantù di Nelson Mandela. Il loro slogan è Ubuntu, ovvero io sono perché noi siamo. E questo è proprio quello che racchiude lo sport nostro del rugby. Per cui questo mi fa felice perché vuol dire che i ragazzi, insomma, l'abbiamo vista lunga, l'abbiamo vista giusta. D'altronde, chi si cimenta in uno sport come il rugby senza averlo mai conosciuto vuol dire che stoffa ne ha.
qua. Io passerei la parola ai ragazzi. Grazie, grazie Paolo, assolutamente. Passiamo a conoscere un po' più da vicino quelle che sono le storie di Mohamed e di Gafaru, che lo anticipavi tu poc'anzi, stanno svolgendo entrambi il servizio civile insieme a tanti altri loro compagni. Mohamed arriva dal Gambia ed è impegnato con la Croce Rossa, Gafaru dal Togo e sta svolgendo il servizio presso l'Avis. Partirei da Mohamed, ma la domanda vale per ovviamente poi entrambi. Come state vivendo la comunità dove vi siete inseriti e quanto il rugby e la squadra delle Tre Rose ha agevolato il vostro inserimento nel tessuto sociale italiano? Iniziamo a sentire i ragazzi in italiano, poi se è necessario magari andiamo più verso le loro lingue madri. Partirei da Mohamed. Ciao a tutti, io sono Mohamed, ho 21 anni, sto facendo servizio civile in Croce Rossa italiana. What about, I will try to you know, speak in English. What about the impact that being part of Le Tre Rose team had, you know, in helping you becoming part of the Italian society and, you know, also understanding how important to support the local community is. So what about the impact of rugby on your life as a newcomer into our country? When I came here, Italy, newly, my cooperative called Sanape, they're the one who told me whether I could be able to play rugby. I'd say, yes, I'll play rugby because I never heard of it when I was in Gambia and I never played the game rugby. And they take me to Paolo, and Paolo asks me, will you play rugby? I tell him, yes, I'll play. Then he put me on the team. I start going to training. Every evening, Wednesday and Friday, he will come to pick me up from my residence where I live. Then I will go start training to play rugby. And I learn how to play rugby small. And now I can play it good, and I love it. I love the game. Yeah, it really makes me feel good anytime I play. It makes me to know new people, to meet people, to go out, travel many people to play the game there, yeah? Any part of Italy here. Yeah. So I really love the game rugby. Yes. Cioè, il bello del rugby è che insomma riesce anche ad andare al di là delle barriere linguistiche. Insomma, penso abbiate capito tutti quello che Mohamed diceva circa l'impatto che il gioco ha avuto sul suo inserimento. Ricordava appunto come con Paolo all'inizio come Paolo lo abbia coinvolto all'inizio con pochi allenamenti, magari non padroneggiava troppo il gioco, mentre insomma adesso ha cominciato ad apprezzarlo sempre di più, e ricordava anche prima il suo coinvolgimento attuale con la Croce Rossa Italiana. Gafaru invece, dicevamo, vieni dal Togo. E oggi qual è il tuo impegno invece con l'Avis nel servizio civile che stai svolgendo? Il servizio civile direi che è una cosa che ho conosciuto tramite un'amicizia. Una signora che mi ha introdotto questa link di servizio civile, che mi ha spiegato cos'è il servizio civile. Se io vorrei farlo, ho detto sì, io poi, quando mi ha spiegato, ho detto ma anch'io questa cosa mi sa che veramente mi trovo nel mio agio di aiutare la gente, e trovo veramente nel mio agio di aiutare quelle che hanno bisogno. Ma vedo che questa cosa è simile come aiutare, dare mano agli altri, mi piacerebbe farlo. È da lì che è partita questa lavoro di questa cosa di servizio civile.
e poi dopo abbiamo fatto il colloquio sul servizio civile e lì ho superato e dopo abbiamo fatto i corsi, ho avuto anche certificazioni tutte di corsi anche sul DAI e è lì che è partito il servizio civile. Ecco, puoi spiegarci un po' più nel dettaglio oggi il tuo lavoro di volontario a tutti gli effetti, come si svolge soprattutto durante il corona, in questo periodo di coronavirus? Sì, questo periodo di coronavirus è un po' più complicata, non è come il servizio normale, perché noi soprattutto io faccio l'emergenza del 118, che magari che sia una caduta accidentale o incidenti, e andavamo sugli incidenti e poi le cose di emergenza. Però per Covid-19 è un po' più complicata, perché per andare dovessi vestirsi, mettere le tute per non essere contagiati. È così che svolgiamo questo servizio di Covid-19. Esatto. Grazie Gaffaru. Volevo tornare da Mohamed per avere anche la sua testimonianza. Mohamed, if you can hear me, I would like to hear from you. You are in mute, actually. About your experience in the social service, and I understand you're working for the Red Cross, so that's a very interesting point of view in terms of the COVID-19 pandemic and what are you doing on a daily basis as part of the Red Cross. Yes, I was introduced to social work Red Cross by my boss in the cooperative Snape. She asked me, will you be able to do the Red Cross work as a volunteer? Ecco, gli è stato chiesto dalla cooperativa dove operava se avesse interesse a, diciamo, appunto, partecipare come volontario nei servizi della Croce Rossa in periodo di pandemia da Covid-19. Yes, and I tell them yes. Then, firstly, we went for a job, for an interview. Quindi insomma ha fatto da prima un colloquio. Then after the interview we start doing classes. E poi ha avuto conseguentemente un periodo di formazione teorica. Then after we did that they give us certificate. Then we start working on going to the hospital to help sick people and help people who are in need of help. E quindi insomma poi hanno iniziato il percorso di inserimento all'interno delle strutture ospedaliere dove operano per garantire assistenza alle persone che soprattutto in questo momento storico hanno bisogno di aiuto. Then before the arrival of this COVID-19, I used to do 118 emergency, like when somebody fell down from ground or he have an accident. Ovviamente prima della pandemia Mohamed lavorava in particolare col servizio di pronto intervento, col 118, soccorso ai feriti della strada. But when this emergency comes, we stop going to that one also. I only go to the hospital to take people home who are sick or who are not feeling good. Ora, ovviamente, poi il lavoro si è inevitabilmente spostato verso chi cominciava ad accusare sintomi da coronavirus e quindi necessitava poi di essere soccorso in determinate situazioni ospedalizzato. Ok, grazie Mohamed. Volevo prima di chiudere, before closing the interview, I would like to ask both about
how rugby and Lettre Rose changed your life, basically. So if it has been an impact from rugby on your life, and which impact it was, and how your life's changed since you joined the club. Mohamed? Yeah, it's changed my life a little bit, because it make me to be stronger. To play with somebody. Mi ha reso più forte, sicuramente ha cambiato la mia vita. Not to be strong to fight with people who are stronger than you, who are more muscular than you, but I go there and I block them, so it really changed that for me, because before I played rugby I was afraid of that. Dice, anche nel rapporto magari con chi è malato mi ha cambiato la prospettiva di come opero anche all'interno della Croce Rossa. Magari prima ero un po' più preoccupato di avere a che fare con chi era malato, e ora diciamo capisco maggiormente il valore del sostegno a queste persone. I can play with anybody in terms of rugby, I don't fret anymore. Insomma, non sono più preoccupato. Grazie Mohamed. Volevo anche I would like to hear from Gafaru as well. Okay. Grazie. Ok, io veramente il rugby mi ha cambiato tantissimo, perché con rugby, attraverso rugby, ho conosciuto proprio una famiglia che prima non avevo, chi sarà come tutta la squadra, anche di avere veramente delle gente simpatiche, gente veramente che sono pronti a darci la mano, come Paolo, anche gli allenatori. Io tengo qua a ringraziare tutta questa squadra e soprattutto Paolo per ciò che fa per noi. E anche Massim Banda, da lì ho anche conosciuto Massim Banda, che gioca nella federazione italiana, e anche andavamo tutti insieme anche a guardare tante delle sue partite a Parma, e già lì mi fa veramente un piacere, perché senza quello ormai non so neanche come faccio, neanche andare a Parma, neanche a stare lì a guardare una partita di rugby. E io veramente il rugby mi ha cambiato tanto la vita, perché tramite il rugby io veramente ho degli amici, ho una famiglia, direi veramente una famiglia, veramente, perché essere già in partita è come una famiglia insieme, perché anche se sei sul campo litigavate, alla fine c'è sempre la terza tempo che sarà come unirci insieme e divertiamo insieme anche fra le partite. Posso dirlo io anche a nome di Maxim Bandà, che saluta i nostri amici a Casale, a Valenza, i nostri amici delle Tre Rose. Anche Maxim, lo ricordiamo, è impegnato in questa fase dell'emergenza come volontario, come lo sono Gafaru, Mohamed e tanti altri ragazzi delle Tre Rose. Io vi ringrazio di essere stati con noi, ringrazio Paolo Pensal, presidente delle Tre Rose di Casale Monferrato, ovviamente Mohamed Yobe, Gafaru Abdul per essere stati con noi, e facciamo ovviamente anche a loro, come a tutti, sicuramente i complimenti per quello che è il loro impegno nel sociale, ma soprattutto l'augurio di poter tornare presto su un campo da rugby in totale sicurezza. Grazie per essere stati con noi questo pomeriggio.